Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Lo sapete, siamo qua stasera per presentare questo libro, Luigi Tenco, edito da Imprimato, l'autore di Piacentini, che è seduto Buonasera a qua tutti. accanto a me, che è il portavoce ufficiale della famiglia Tenco. Questo è un libro che arriva a 50 anni, quest'anno ce ne sono 50 anni dalla morte di Luigi Tenco, una morte che conoscete tutti. Questo libro vuole fare proprio questo, cioè vuole restituire verità alla figura di Luigi Tenco, alla sua vita. Lo vuole fare attraverso il racconto oggettivo, fino a quando è nato, come è cresciuto, quali sono state le sue amicizie, quali sono state le sue passioni, e lo vuole fare anche attraverso la sua musica. E quindi questo libro davvero mi piace dirlo, è un libro quasi da cronista, perché ci racconta Tenco con testimonianze, con documenti, ci sono anche Tenco quando era bambino a scuola, per dire, nella prima parte. E questa oggettività, secondo me, la porta anche davanti alla morte di Tenco. Se io trovo che il pregio di Michele Piacentini sia stato quello appunto di non sposare una tesi, di analizzare sia l'ipotesi del suicidio che quella dell'omicidio in modo piuttosto oggettivo, con senz'altro un punto fermo, che è quanto male siano state fatte le indagini su questa morte, qualcosa veramente sconvolgente. Io penso che sia un passo avanti il libro di Michele Piacentini, in questo senso, rispetto alle tante cose che sono state scritte, anche bene documentate. Però ripeto, qui si tratta davvero, cioè lui lascia a noi che lo leggiamo la possibilità di farsi un'idea, ci lascia delle domande, ci lascia senz'altro una certezza che secondo me non può essere smentita e che comunque sia Luigi Tenco con la sua grandezza, perché è stato davvero un grande artista, ha segnato un punto di passaggio nella storia della nostra musica leggera nei tempi di allora, ma non soltanto per la profonda innovazione dei suoi testi, della sua musica rispetto a quello che era il panorama della canzone di allora, ma anche proprio perché con lui è stato sollevato per la prima volta un velo su quelli che sono i rapporti delicati, difficili, spesso anche conflittuali, fra la libertà degli artisti di esprimersi e quello che invece è il mondo, l'industria delle case discografiche. Ho iniziato a scrivere questo libro, sarà più di 10 anni fa, poi l'ho lasciato fermo nel cassetto. Dopo è nato un rapporto squisitissimo con la famiglia Tenco, finché un giorno ha imprimato, nel 2016, mi ha chiesto se mi andava di fare questo libro, perché comunque aveva letto delle cose che gli avevo scritto, pubblicato, comunicati o comunque insomma, dei testi a favore di un Luigi Tenco umano e artista al di là di quello che è stato l'episodio, a sensazione l'episodio del 67. A sensazione io, al di là delle indagini, non ho mai trovato comunque una giustizia, una forma di rispetto nei suoi confronti da parte della stampa in generale. Siamo felici che questo anno, il cinquantenario che ricorda la morte, in realtà buona parte delle manifestazioni sono state tutte sulla sua figura artistica umana. Questo è stato veramente un lavoro faticoso, paziente, ma che comunque ha portato questo risultato. Identificarlo soltanto con il bel tenebroso alla James Dean è raro, però insomma, riuscì, era un bel ragazzo e quindi probabilmente era il modo migliore insomma, per porsi, insomma, forse anche per conquistare le donne. Aveva parecchie ammiratrici, questo Era è. bellissimo Sì, ragazzo. esatto, un bellissimo ragazzo e quindi aveva insomma, questa fortuna. Poi le incisioni dei dischi, la popolarità, perché quando si tende a dire che non era popolare, soprattutto dal 65 in poi, è una notizia falsa, errata. Quindi poi chi si intende di discografia, come dicevamo prima, insomma nel dettaglio, sa perfettamente che insomma, aveva un suo peso in quel periodo lì.
C'è un altro aspetto che in pochi conoscono di Tempo, che era un generoso. Lui, in più di più, infatti nel libro l'ho citato, l'ho raccontato, lui in più di qualche occasione ha regalato soldi quando ne aveva di più per chi non ne aveva. Questi aspetti, ovviamente, perché forse non escono fuori, non saprei, sicuramente danno un'immagine completamente diversa rispetto a quella che abbiamo sempre avuto di te. Nel mio pensiero ci sono quattro fasi particolari nella musica di Tempo che io ho suddiviso in un periodo, tra virgolette, fanciullesco o comunque fiabesco, una seconda fase che è quella sicuramente più ricca delle canzoni d'amore, e poi ci sono le altre due fasi che sono quelle sicuramente meno conosciute, tolta la Ciao Amore Ciao per motivi storici legati al festival. Quindi queste altre due fasi sono le ballate, dove lui fa critica sociale in maniera divertente e in qualche caso anche in maniera educatamente arrogante e goliardica, e l'ultima, quella delle canzoni antimilitariste. Quindi la stessa Ciao Amore Ciao doveva essere lì di ritornare. Se non mi avessero detto mai che le chiavi sono storie non vere, ora la io sarei. Così diverso, così particolare, 1962, come arriva a Sanremo? Perché arriva a Sanremo? Conosce Dalida a fine agosto del 66, sicuramente un bellissimo rapporto di passione con lei e anche un profondo rapporto di rispetto, visto che ormai gli accordi tra le case discografiche francesi e italiane erano stati firmati. Quindi entra in un'ottica, al di là delle interviste che rilascia poco prima di andare a Sanremo, che ovviamente sono interviste che devono un pochino animare, insomma, gli articoli, però lui quando arriva a Sanremo è di una serenità unica, da te che c'è un articolo che appunto titola Tempo senza rabbia. Nel mezzo appunto tra la fiaba e Sanremo, la scelta quindi, non si direbbe, show business oggi più o meno, ecco, qual è il percorso nel mezzo? Io appunto ti ho chiesto come si arriva dalla fiaba a Sanremo, però tu hai detto ci sono altri momenti, certo, altri passaggi. Certo. Qui allora devo chiedere il titolo della canzone d'amore, perché me l'ha detto Claudio Lupi, preciso, io purtroppo ho capito che ti amo. Ho capito che ti amo. Troppo tardi per tornare, per un po' cercato me l'indifferenza. Mi son lasciato andare nell'amore. Donne note, meno note, segrete, segretissima, il grande amore è stata la madre. Mamma Teresa, cioè, nonostante insomma avesse dei problemi di salute, però insomma in realtà era anche impegnativa, diciamo anche impegnativa, quindi sicuramente è stata molto molto di aiuto per tutti e due, Luigi, il fratello Valentino più grande, quindi è stata una guida e
per certi versi anche austera, e sì, comunque sempre, ha sempre fatto tutto per amore dei figli, un amore che poi è stato ricambiato sicuramente. Ecco, dicevamo prima, al di là delle canzoni d'amore c'è poi la parte delle canzoni impegnate, che poi alla fine meno conosciamo. Parliamo delle canzoni antimilitariste, parliamo delle canzoni di taglio sociale, cioè così. Ecco, io qui, qual era la scusate, dall'ultima volta che ci siamo sentiti avevo avuto un 7-8 mila chilometri, quindi avevo pensato alla versione originale, diciamo, le ciao, cioè di Tra le ballate? No, tra le ballate avevamo pensato, ho spoilerato il finale, la ballata della moda. Sul finale, la ballata della moda, perché è attualissima, ovviamente, sentirete le parole, a distanza di più di 50 anni ci ritroviamo quando noi andiamo al bar o al ristorante un prodotto che lui aveva descritto come era nato quando scrisse questa canzone. Era l'autunno e il cameriere Antonio, servendo a un tavolo di grandi industriali, sentì decidere che per l'estate prossima sarebbe andata di moda l'acqua blu. Loro dicevano che bastava fare una campagna di pubblicità, mettere in ogni bar un po' di bottigliette, ed il successo non poteva mancare. Antonio Frasse sorride, ah ah ah, ah ah ah, e dice: metto il fischio della moda, io bevo solo quello che mi dà. E nell'inverno e Antonio vide al cinema cortometraggi con bottiglie d'acqua blu, fotografie sui muri e sui giornali di belle donne che invitavano a provarla. In primavera già qualcuno la beveva, eppure lui la sera a casa di un amico dovette berlo, perché quello imbarazzato gli disse: scusa, ma non mi è rimasto altro. Antonio però rideva, ah ah ah, eh, ah, ah, ah. Diceva: me nel fischio della moda, ma in mancanza d'altro bevo quel che c'è. E nell'estate ed in villeggia pura Antonio aveva sete, non sapeva cosa bere. In ogni bar dove chiedeva un dissetante, manco a farlo apposta gli serviva un altro blu. Le prime volte lui si era opposto, ma poi pensò: ma chi me lo fa fare? E da quel giorno poco a poco si abituò, un mese dopo non beveva altro. Antonio però rideva, ah ah ah, 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 ah. E diceva: me nel fischio della moda, ma bevo questa bibita perché mi va. Ora è l'autunno, Antonio all'ospedale, intossicato perché beveva troppo, e per servire quel tavolo importante si è fatto sostituire dall'amico Pasquale. Stanno decidendo per la prossima moda un pantalone a strisce gialle e nere, basterà fare una gran pubblicità, fanno indossare da qualche grande attore. Pasquale Frasse sorride, ah ah ah, eh, ah ah ah, e dice: me nel fischio della moda, io porto solo quello che mi va. Ma io vedo già Pasquale, ah ah ah, eh, ah ah ah, chissà come star male con i pantaloni strisce gialle. Sentire questo genere di canzoni di tempo, dice: ma non è Tenco, eppure Tenco era anche questo, quindi grazie Claudio. Ecco, veniamo a quella sera di fine gennaio in cui poi appunto è arrivata la fine di Luigi Tenco. Veniamo a Ciao Amore Ciao, che abbiamo citato prima, perché
È importante questa canzone, anche perché in molti ci davamo, noi tutti con Giletti, hanno voluto leggere nel testo di questa canzone quasi un addio, e non solo, l'interpretazione di questa canzone sul palco di Sanremo è stata analizzata, poi diremo anche che non c'è più il filmato, non si riesce a vedere il filmato originale, ci sono le fotografie, insomma è stata analizzata descrivendo, guardate quest'uomo, gli occhi chiusi, il volto disperato. Invece anche su questo Michele Piacentini ha qualcosa da dire, su come quella canzone è stata cantata a Sanremo, poi su quello che ha voluto dire anche dietro le quinte. Sì, allora, io questa canzone l'ho analizzata grazie a un'altra persona, Sandra Lipone, che cito nel libro, che è un amico di famiglia, della famiglia Tempo, ma al di là del rapporto di amicizia, lui è stato quello che fortunatamente o fortuitamente era riuscito a registrare con un gelosino degli anni 60 un audio che usciva fuori dal televisore che aveva a casa. E non ci ha mai pensato per tanti anni. Un giorno l'argomento è uscito fuori così, parlando di queste immagini di Luigi Tempo al Festival di Sanremo con gli occhi chiusi, immagini che hanno voluto far girare per dipingerlo in un certo modo. Apro una piccolissima parentesi. Quando è stato detto nel programma che abbiamo già citato due volte, quindi nello scambio di battute tra Giletti e Mogol, che hanno raccontato cose che non esistevano, c'è stata l'opportunità di raccontare pubblicamente come sono andate le cose. Il funerale di Luigi Tempo sosteneva ancora 8-9 persone al massimo. Io già sapevo che erano oltre le 2000, e fatalità, a gennaio del 2017 il Corriere della Sera pubblica le foto di 50 anni prima con le oltre 2000 persone presenti ai funerali di Tempo. Io mi auguro che questa cosa esca anche con i filmati, perché erroneamente hanno mandato, lo accennavamo prima, ma lo dico anche agli altri, hanno mandato un filmato dove si vede qualche frame di Davidà durante la serata. Allora, siccome c'erano 7 cineprese, non è possibile che 7 cineprese siano sparite tutte 7. Quindi sicuramente arriverà il momento in cui usciranno fuori anche questi filmati. Con la messa in onda recente del film Davidà, quindi parliamo di metà febbraio, più di qualcuno che ha visto quel festival e quindi è tornata alla memoria qualche dettaglio, si ricorda un Luigi Tempo che a fine canzone si inchina e saluta il pubblico. Quindi un'immagine completamente diversa rispetto a quella che ci è stata trasmessa dal 67. Chiusa la parentesi, però mi sono perso. No, vero è che l'interpretazione di questa canzone causato però non pochi problemi. Insomma, fra le poche certezze che abbiamo di quei giorni c'è il fatto che Tempo era piuttosto infuriato per come veniva letta la canzone. Sì, allora lui era infuriato perché qualcosa è accaduto durante le prove del pomeriggio. La sera l'esecuzione di Tempo, analizzando questo audio che è stato appunto registrato, un altro dettaglio: Tempo aveva chiesto al suo direttore d'orchestra, Piero Reverberi, di eseguire la canzone con un ritmo più blues. Ovviamente era impossibilitato Reverberi, Giampiero, perché insomma riscrivere tutti gli spartiti per tutti gli orchestrali insomma non era semplicissimo. Quindi lui che cosa ha fatto? Quando è stato il momento dell'esecuzione della canzone, è stato occhi chiusi. Se andiamo a guardare Luigi Tempo, dal 62, esatto, dal 62 al 67, e canta sempre a occhi chiusi, è sempre concentrato sulle parole e quindi anche sulle note di ciò che lui sta cantando. Non è una
cosa assurda che Luigi Tenco sia con gli occhi chiusi nel 67. Analizzando tecnicamente, oltre che con l'aiuto di maestri della musica, Tenco nelle battute di Ciao Amore Ciao al Festival di Sanremo del 67 è perfetto con la sua metrica, anzi in due punti riesce a recuperare il divario tra la base dell'orchestra, quindi l'esecuzione da parte dell'orchestra, che aveva un ritmo più alla Davidà, più veloce, più marcetta, termine che lei non voleva assolutamente sentir dire, perché stentavo, però effettivamente è così, lei cantava con un ritmo diverso, mentre lui voleva eseguire un brano con sentimento, perché poi tra i suoi dischi che lui aveva comprato e che ancora sono a casa sua, c'è un'ampia raccolta di dischi genere spiritual. Ecco perché lui era entrato su quel palcoscenico con quell'ottica. Lui sapeva, qui iniziamo a entrare nell'ambito delle testimonianze, che quel genere di musica, lo show business, non era più per lui. Quindi si era limitato, già aveva preso altri impegni, per fare l'autore. Sì, poi probabilmente avrebbe continuato, perché quando c'è la passione le cose uno le fa, ci mancherebbe, però aveva modificato in questo senso. E quella sera la sua esecuzione è stata tecnicamente perfetta per quello che riguarda lui, per quanto era concentrato, ripeto, riuscendo in due punti a recuperare anche i ritmi dell'orchestra. Claudio, ci voleva far sentire Ciao Amore Ciao, spiegaci. Sì, però la versione, vuoi introdurla, tu Michele, questo... La scaletta te la ricordi meglio. Sì, no, devi tornare, devi tornare, ma come nasce questo brano, come dicevamo prima. Passare vicino al mio campo, e un ragazzino stavo lì a giocare, erano 300, erano giorni e forti, andavano a fronte con il sole negli occhi, e cantavano, cantavano tutti in coro. Ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Avrei dato la vita per essere con loro, dicevano domani, domani torneremo. Aspettai domani per giorni e per giorni, col sole nei campi, poi con la neve, chiedevo alla gente quando torneranno, la gente piangeva senza dirmi niente, e da solo io cantavo in mezzo ai prati. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ma una sera ad un tratto chiusi gli occhi e capì, e quella notte in sogno io li vidi tornare. Ciao amore, ciao amore.
ascoltare questa versione. Sulla morte di Tenco potremmo stare qua delle ore. Io vi invito a leggere il libro di Michele, perché sono talmente tanti i punti da sollevare, insomma, molti poi se conoscete la vicenda, questo colpo di pistola mai sentito in quell'albergo, questo corpo spostato, riportato in una stanza che non porta segni di sangue, delle scarpe che non si trovano più, pistole che si confondono, bossoli che si confondono, insomma una vicenda incredibile. Io non so se tu vuoi dire due parole su quello che reputi più significativo, perché è davvero difficile farne un conto adesso, no? Sì. Io, come detto all'inizio, ho scritto questo libro in assoluta autonomia, soprattutto dalla famiglia Tenco, visto anche il ruolo di amicizia e di portavoce della famiglia Tenco. Devo essere sincero, una confidenza, loro mi hanno detto, hanno fatto delle domande sul libro, secondo me neanche lo hanno letto, quindi da una parte mi fa piacere e dall'altra dimostra proprio questa indipendenza, esatto. Quello che ho voluto fare, perché ovviamente la vicenda del 67, del festival e della sua scomparsa è sicuramente importante, e quello che ho voluto fare è inserire in questo testo solo gli elementi certi e comunque appurabili. Ecco, questo era, non ci sono teorie, anche se in alcuni punti esprimo il mio pensiero, sono durissimo contro la magistratura perché in determinati casi è giusto che insomma, si assumano determinate responsabilità. Ormai sono passati anni, neanche esistono più questi personaggi. Quello che ho voluto scrivere, l'ho voluto scrivere, ripeto, cercando di contestualizzare tutti i fatti, quindi questo sia per le canzoni, perché nascono determinate canzoni, di Donario, Ciao o altri testi, ma anche per quello che riguarda questi fatti, che alla fine ho visto che le testimonianze valide erano o tre o quattro, nessuna di più, perché tutte le altre era gente che si trovava a Sanremo ma non in quel corridoio, era stata chiamata due ore dopo, era stata chiamata alle 5 del mattino, sai che succede? Non c'è. O aveva buoni motivi per non dire la verità. O aveva buoni, peggio ancora, ti dirò di più, aveva buoni motivi per coprire la verità. Lo stesso commissario Molinari, che dopo anche la morte di Valentino, il fratello di Luigi, inizia a tirar fuori le sue teorie, la sua presenza a Sanremo, quando in realtà sui documenti non esiste. L'unico documento firmato dal commissario Molinari è l'autorizzazione alla consegna della salma di Luigi al fratello. Poi fino al 97 non se ne sente mai parlare, quindi scomparsi morti magistrati, i commissari quelli veri, i personaggi di Zapperin, eccetera, quindi nessuno lo poteva contestare, e lui è diventato il commissario del caso Tenco. Però fino a quella data nulla si sapeva. Ecco, quindi ho voluto eliminare questi sciacalli, perché mi dispiace, però è stato uno sciacallo, aveva dei suoi interessi per andare da Bonolis, che poi anche lui in realtà ci ha fatto un favore, nel senso voler ricostruire determinati fatti. Quindi sicuramente quello che qui è scritto facendo riferimento unicamente a fatti certi, a documenti compresi verbali, e riporto per intero, e questa vicenda della morte io l'ho divisa in tre capitoli. La morte, quindi il ritrovamento, con i verbali della polizia, quindi senza aggiungere nient'altro di più. Il suicidio, ovvero quei verbali che dimostrano chi ha indicato Luigi Tenco suicida, e purtroppo la unica responsabile di quel momento è Dalida, che appena ha firmato, perché non è andata a fare la deposizione in commissariato, ma le hanno fatto fare la deposizione in un'altra stanza dell'hotel Savoy dove è morto, e dove dichiara lei per prima
l'instabilità di Luigi Tenco a causa dell'eliminazione da Pessi a Isaperno. Quindi lei sicuramente si porta dietro il rimorso di coscienza di aver segnato Luigi Tenco con quell'etichetta di suicida. Poi il terzo capitolo, dove un spazio un po' di più, è quello dell'omicidio, e inizio proprio scrivendo, non mi riferisco alla morte fisica, ma al silenzio di tanti altri o di quelli che vogliono nascondere la verità o comunque hanno un interesse a che Luigi Tenco si sia suicidato. Senti, c'è un mistero nel mistero che vorrei toccare con te, che è quello di che fine ha fatto il patrimonio di Spartiti, di musica, che senz'altro si trovava alla morte di Tenco nella sua casa romana dove lui lavorava. E questo è uno dei quesiti del libro, cioè se lasciamo da una parte quello che è accaduto durante il festival, andiamo a vedere altri aspetti. Allora, Luigi Tenco parte il venerdì da Roma, da casa sua, dove insomma viveva ormai, era un anno e mezzo, era lì con degli amici, si ritrovava, scriveva per Dalla, scriveva per Malla, scriveva per Patti Bravo, scriveva per Nicola Di Bari. Cioè, c'erano, voglio dire, delle collaborazioni e si ritrovavano e facevano anche mattina. E da un certo punto, una volta che Luigi Tenco, dopo quello che gli è accaduto, quindi non c'è più, da Roma gli dà solo un pacchettino quanto un plico collegato con uno spago, due o tre pantaloni, due o tre camicie. Allora, essendoci tra l'altro delle immagini dove Tenco si esibisce a Roma, che ha un orologio di un certo tipo, una chitarra di un certo tipo, la famosa cinepresa, perché qualcosa vede il proiettore a Roma, sì, a Roma, a Recco, a Recco c'è, perché lì poteva vedere ciò che aveva fatto stampare e sviluppare a Roma, mentre la cinepresa dove andava a fare le riprese per Roma o intorno a Roma non c'è. Quello però è documentato, c'è una fattura di acquisto di questo materiale. Questo è un esempio. Quindi concentrare a livello mediatico tutto sul ragazzo suicida, a parte che non convince, non può avere una propria opinione, però distoglie da altre questioni di un certo valore. È una questione particolare, effettivamente. Esatto, c'è i testi scritti a mano di alcune canzoni e di tutte le altre?